Allora, siamo con Daniele Franchi. Daniele Franchi Trio da Genova. Un altro genovese, attore da blues. Quindi speriamo di vederci presto a Torrita Blues. Quindi intanto vi ringrazio per essere venuti a nome dell'associazione. Facciamo subito la conoscenza della band. Allora, io sono appunto Daniele Franchi, Davide Medicina. Ciao a tutti. E batterista Andrea Tassara. Ciao a tutti. Sei, scusami? Andrea Tassara, batterista del trio. Niente, per noi è davvero un piacere essere ospiti a questo festival, a questo contest. È un festival che si porta dietro un bel nome, una bella storia, perciò è un'emozione essere già qua. L'emozione comunque continua a essere nostra, anche perché per noi siamo organizzatori, ma poi alla fine siamo una famiglia, come abbiamo detto anche prima. In realtà il blues è una famiglia, chi suona, chi organizza, chi ascolta, quindi sicuramente voi fate bene il vostro mestiere. Le tue collaborazioni ho visto con Daniele Silvestri, con Paolo Bonfanti. Sì, io ho avuto la fortuna, frequentando una scuola diciamo rinomata italiana, il CPM di Milano, ho avuto la fortuna di accompagnare diversi artisti del panorama pop sempre all'interno della struttura del CPM, e da pochissimo è uscito il nostro primo disco con ospiti importanti del panorama blues internazionale, quali Paolo Bonfanti, Francesco Piu, Guitar Ray and the Gamblers e un grande chitarrista dell'Ohio che si chiama Sean Carney. Intanto stanno facendo il sound check Downtown Blues Band, come avevo detto prima. Aspetta che giro un po' questo microfono mi impallava un po'. Allora, progetti per il futuro? Ma progetti per il futuro sono sicuramente di cercare di portare il più possibile a tutti alle orecchie questo progetto e questo disco appena uscito. Stiamo già lavorando qualche idea per un prossimo disco e che dire, speriamo di girare il più possibile e che ci vediate il più on the road possibile. Ho visto che il tuo disco è stato recensito anche da Daniele, da Fabrizio Poggi. Sì, Fabrizio Poggi è stato gentilissimo, gli è piaciuto molto il nostro lavoro e ci ha fatto una splendida recensione di cui andiamo veramente molto fieri. E devo dire che fortunatamente il disco, nonostante sia uscito da poco, sta già avendo dei riscontri positivi non solo in Italia ma anche all'estero. Siamo già passati su diverse radio blues tedesche, francesi, riviste del settore. E quindi tutto sta andando per il meglio. Ok, magari dopo lo annunciamo anche il disco alla band, così magari chi vuole acquistarlo magari su YouTube, su iTunes, è possibile? Ma, guarda, in realtà io sono abbastanza ignorante in materia, siccome mi arrangio da solo un po' su tutti i fronti del mio lavoro, la maggior parte delle vendite o comunque il disco si può reperire live, quindi ai concerti, alla vecchia maniera. Quindi ce l'hai quindi stasera? Sì, ho alcune copie del disco, perciò chi è interessato può acquistarlo. Ok, va bene, quindi magari lo diciamo. Ok, allora ragazzi, niente, io vi saluto e vi ringrazio per ora. A nome dell'associazione ancora una volta, grazie per essere qui e andiamo, in bocca al lupo per questa sera. Grazie a voi, grazie. Grazie di tutto. Ciao.